Ciao Addicted, siamo qui con il calendario dell'avvento di The Gusta Box che vi presentiamo con il full spoiler. Naturalmente voi non potete vedere tutto il calendario perché purtroppo lo spazio che ho io a disposizione è questo, però praticamente è grandissimo, come vedete, eccolo qua, si apre. Eccolo qua, e si hanno praticamente due lati appunto da aprire con le varie caselline. Non è nemmeno tanto facile individuare le caselline, visto che ci sono tutti i numeretti un po' qui e là. Io adesso vado a vedere dove trovo il numero 1, eccolo qui, e ve lo inquadro. Andiamo a fare il full spoiler apposta, lo vedete? Eccolo qui. Aspetta, lo metto un po' più in alto, eccolo qua. Vado ad aprirlo, ecco qui, questa è la prima casellina del calendario dell'avvento di The Gusta Box e abbiamo i mignon con semi di sesamo. Quindi questa è la prima, il primo elemento del calendario dell'avvento. Poi abbiamo il numero 2, che invece è da questa parte. Io lo sposto e ve lo faccio vedere, eccolo qui. Qui lo apriamo. Un modo per aprirlo, eccolo qua. Eccolo, c'è lateralmente la finestrella. Il secondo elemento del calendario dell'avvento di The Gusta Box sono questi biscotti del benessere senza glutine, senza lattosio, cacao e zenzero con vitamina D. Nel frattempo che trovo il numero 3, vi dico che il calendario dell'avvento di The Gusta Box quest'anno è andato praticamente sold out. Noi l'abbiamo avuto anche con uno sconto speciale. Intanto ecco la casellina numero 3 con uno sconto speciale con il nostro codice Box Addicted. Il prossimo anno ve lo riproporremo prima di modo da farvelo prendere al prezzo speciale, appunto. La casellina numero 3 di The Gusta Box contiene 2 Fruittella Good for You Mix ricarica fonte di manganese bio. C'è un mix di frutta secca e disidratata, 2 confezioni, come vedete. Io rimetto tutto dentro. Poi abbiamo il numero 4. Il numero 4 invece è qui, eccolo qui, vedete, Love Food. Andiamo a vedere che cosa contiene la casellina numero 4, casellina casellona. Wow, una delle mie. Ah, ci metto un'ora a toglierlo adesso. Tisane preferite della Clipper Dreamy Camomilla e Pesca Infuso Bio 10 bustine. Ecco qui. Allora, vi dico intanto che trovo la casellina numero 5, che il calendario dell'avvento di The Gusta Box aveva un costo circa di 34-37 € giù per su. E no, con il nostro sconto si arrivava a 33 più o meno. Ecco la casellina numero 5, la apro. Nella casellina numero 5 ci sono anzi sugo con olive e capperi, 2 confezioni Easy Montali di Montali, come vedete, 2 confezioni. Poi andiamo a trovare subito, opla, la casellina numero 6. Non ho avuto un'idea geniale nel fare così questo spoiler full, perché era più facile farlo dal vivo, però ormai ci siamo. La numero 6, come vedete, è questa qui sull'albero. Oh wow! Di Loacker Gran Pasticceria Nut Selection alla mandorla. Biscotti meringati con crema alle mandorle e cioccolato al latte. Andiamo a cercare la casellina numero 7. Eccola qua, ci siamo, ci siamo. Cosa c'è? Wow, c'è Yuma, crema spalmabile, nocciole e cacao, meno 70%, quindi a ridotto contenuto di carboidrati. Che meraviglia! La casellina numero 8 invece è tutta da questa parte. Eccola qua. Troviamo. Pepite di Modica, wow, le pepite di cioccolato di Modica, il lato croccante del cioccolato. La casellina numero 9, che tra l'altro si era già quasi aperta, è questa qui e contiene, wow, un altro prodotto che io adoro. Mi dispiace adesso, è troppo ciccioso. Le
tisane, eccola qua, regine di fiori, la favola di Natale, tisana dell'inverno con Corbois, cacao, cannella e zenzero, 15 filtri, wow, buonissima. E già superiamo, credo, abbiamo superato la quantità di il costo del calendario dell'avvento di The Gusta Box numero 10. Saliamo su, come vedete, eccola qua, numero 10, abbiamo Fortuna mini conetti ripieni di cacao dark. Vedete, c'è, per adesso vince il dolce. Poi numero 11, che è impersonata da questo bel personaggio che dice Buon Natale, è invece, ecco qui, Somerset Brown Rice Chips, sottili chips croccanti di riso integrale al gusto hummus di ceci. Poi ancora, numero 12, che è rappresentato da questa bella confezione di tè, tazza di tè, poi tutto il resto, di Ubena, peperoncino e fili, buonissime, adoro le spezie di Ubena. Poi ancora, numero 13, che è qui in basso a sinistra, con il gattino, con il giradischi, abbiamo di Develè la salsa yogonese, che abbiamo, se non mi sbaglio, trovato in qualche degusta box anche precedente. Poi, numero 14, eccolo qui, cosa abbiamo? Abbiamo di De Carlo olio extravergine di oliva, il classico in versione 100 ml. Numero 15, eccolo qui, lo vediamo bene, sì, però aspettate, ecco, aspettate che c'è qualcosa di... Ecco qua, wow, caffè espresso Mada Miscela Bar Sublime, macinato fresco, 100 grammi. Poi abbiamo numero 16, eccolo qui, numero 16, bello, grande. Cos'è? Wow, signore e signori, zucchine piccanti, che bontà, di aglio, vedete? 180 grammi di queste belle zucchine piccanti. Poi abbiamo numero 17, che non è vero che porta sfortuna, lo trovo subito, eccolo qui, numero 17, in compagnia del bimbo, abbiamo succo di melagrana, opla, mi è caduto l'ome, con anche un sconto per chi ama questa tipologia di prodotti. Poi numero 18, forse anche questo è il bello di questo calendario, che non è così semplice, lenticchie e cereali antichi, che bontà, di Pedon, un marchio che è stato già trattato da The Gusta Box, cotti al vapore che si scaldano e sono subito pronti. Numero 19, in alto con la nostra matrioska, ci siamo? Oh, wow, di Saclà, sotto lì i carciofini tagliati, buonissimi, odore prodotti Saclà. Poi, eccolo qui, wow, dolcetti al cioccolato Corsini, 100 grammi di biscotti con ripieno al cioccolato. Ci siamo, il numero 21, la nostra signorina qui in basso, abbiamo i pomodori, se non ci lascio la mano, 100% pomodoro italiano, pomodoro toscano, scusate, polpa a pezzettoni delle stagioni d'Italia, un altro marchio che abbiamo conosciuto, almeno parlo per me, grazie proprio a The Gusta Box. Numero 22, in alto, accanto a Love for Food, eccolo qui, abbiamo wow, crema spalmabile di pistacchi, tutta la gioia da spalmare, di Wittors, una confezione da 220 grammi. Poi abbiamo il numero 23, che è qui in basso, poi vi dico anche un'altra cosa, che è rientrato,
Oh, wow, di Lolli, una cosa buonissima, lo zabaglione al caffè nella versione mini, ma che bontà, 100 ml. E credo che siamo arrivati al 24, se non mi sbaglio. Eccolo qua, se la posso fare. Oh, boy, di Ritter Sport, un bel set di Ritter Mini da 9 pezzi. Mi sa che il calendario dell'avvento di The Gusta Box quest'anno è stata un'esplosione di bontà. Io vi ricordo che il prossimo anno naturalmente potrete acquistarlo con uno sconto speciale. Io vi ringrazio per questo super unboxing. Poi ritroverete tutto quanto ricapitolato naturalmente. E vi incito a seguirci sul nostro gruppo Box Addicted su Facebook, su Instagram dove ci trovate come chiocciolabox.addicted e anche su YouTube, se non ci state già guardando su YouTube, dove ci trovate come Box Addicted. Io vi ringrazio. Ringrazio anche quest'anno il calendario dell'avvento di The Gusta Box e alla prossima. Ciao!